Nel nostro paese la pirateria audiovisiva è un fenomeno molto diffuso. Secondo una ricerca Ipsos per la Federazione Antipirateria Audiovisiva, il 32% degli italiani sopra i 15 anni è entrato in contatto con film piratati. Il danno sull'intero settore, distribuzione cinematografica, DVD, noleggio, è stimato in 100 milioni di unità visioni in meno, pari a fatturato complessivo perso di 530 milioni. Ti capita mai di scaricare materiale audio-video da internet? Sì. Sì, mi capita. Non spessissimo, però capita. Sì, spesso. Sì. 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 Raramente. Sì. Sì, diciamo abbastanza spesso. Prima molto più frequentemente, adesso ho smesso, non mi interessa più di tanto. Sì, certamente. Sì, adesso è da un po' che non sto più scaricando, però prima scaricavo. Sì. Solo quello permesso, lecito. No. Me lo faccio scaricare da altri e poi lo utilizzo. No, personalmente. Mio zio sì, lo fa, per esempio. Mi passa lui le cose. Non sono capace. No. No. Sì. Oh sì. No. A volte mi è capitato. La relativa facilità di reperire materiali audiovisivi sulla rete rende ancora meno percepita la natura di reato del fenomeno. Ma c'è anche poca consapevolezza dei rischi informatici cui ci si espone. Quanto ti ritieni abile con il computer? Da 1 a 10, 7. Abbastanza. Normale. Abbastanza. Un 70%. Ma mediamente abile, ma abbastanza. Da 1 a 10, diciamo 6 e mezzo. Diciamo da 1 a 10, facciamo un 6 e mezzo, 7. Per niente. Normale, come tutti i ragazzi. È poco abile. Non molto, le cose basilari. 6. Molto. No. Ma discretamente. Sufficientemente abile. Molto, abbastanza, dai. Abbastanza. Molto abile. Sai che scaricare illegalmente file da internet, oltre a danneggiare il tuo PC, mette a rischio la tua privacy? Sì, impossibile. Della privacy non lo sapevo, del fatto che danneggiare il PC, sì. Sì, però della privacy non sapevamo. Sì, soprattutto per causa dei virus. No? Sì, lo faccio lo stesso. Sì, lo so. Per questo non lo faccio. Non lo sapevo. Infatti proprio per quello sto cercando di evitare. Sì, ne sono al corrente. Ne sono accorto. È per quello che adesso non sto più, perché mi ha rallentato molto il computer. Comunque è stato, cioè prima era molto più veloce, mi sembrava anche comodo. Invece adesso mi ha dato un paio di problemi. Beh sì, lo so. Sì, sì, lo so. Sì. Assolutamente sì, infatti non lo faccio. Io suono, ad esempio. Se qualcuno rubasse o prendesse qualcosa di mio senza il mio consenso o comunque senza pagare quello che è la mia fatica, diciamo, di artista, cioè non sarei molto contento. Sì, però qualche volta può capitare, naturale, no? Oggi ho smesso proprio per questo, perché il mio computer è andato capo con queste cose. Infatti io non lo faccio. Sì, lo so. Visto che mi dicevi di essere un tecnico, vorrevo chiederti ancora quali sono i principali danni che il download provoca al PC. Praticamente scaricando dei file, diciamo degli MP3 o delle canzoni, uno scarica effettivamente la canzone, però insieme a questo si installano altri piccoli programmi nascosti che uno praticamente non trova, e questi programmi non fanno altro che prendere le informazioni del proprio computer e le mandano in giro. Questo proprio a insaputa dell'utente, diciamo che uno non se ne accorge. Il 90% di chi scarica prende sempre o virus o siti dove ti mettono malware o spyware, dove praticamente è più il danno che... Infatti io consiglio proprio a chiunque di non scaricare illegalmente. Scaricare illegalmente non è gratis. Una pessima qualità di visione ha un prezzo molto alto. La tua privacy e il tuo PC. Ne vale la pena?